Patrocinato dall'Assessorato alle Culture del Comune di Recanati, si è tenuto anche quest'anno il tradizionale concerto di Natale che la banda musicale cittadina, diretta dal maestro Stefano Crucianelli e intitolata al tenore Beniamino Gigli, offre alla cittadinanza. Buonasera, buonasera a tutti, è veramente un'emozione stare qui con tanti artisti più grandi ma anche i più piccoli, perché sono veramente i più piccoli che colpiscono. Ne parlavo prima con il presidente, io mi faccio veramente i miei complimenti perché riesce la banda ad avere dei bambini così piccoli. Gli ultimi due, mi dicevi, della quinta elementare. Questo fa capire come il corpo di banda veramente è vivo ed è un'eccellenza per la nostra città. E ovviamente poi porta il nome di Beniamino Gigli, quindi quale onore, ma soprattutto è veramente questo noi celebrare il nostro grande figlio illustre. Ricordiamo che nel 2016 la banda ha compiuto 200 anni, hanno spento tantissime candeline e quest'anno abbiamo anche 200 anni dell'infinito e ieri l'abbiamo aperta questa mostra, anzi invito tutta la cittadinanza a vedere il manoscritto che si trova a Villa Colore Dumels. Ma dicevo, la cosa più bella è vedere i bambini. Quest'anno la banda accompagna la scuola Badaloni e quindi lo si alterna con la Gigli, quindi questi bambini che sono impegnati, e penso che il nostro caro Beniamino Gigli sarebbe veramente felice il fatto di vedere così tanti bambini che cantano nella sua città. Io ringrazio l'assessore alle culture per le belle parole e per la vicinanza che l'amministrazione comunale dimostra sempre di aver avuto con la banda Gigli. Con noi è nato un rapporto molto bello, anche di amicizia, e quindi la ringrazio per la sua presenza e per la sua vicinanza e per la vicinanza di tutta l'amministrazione. Per la banda Gigli il concerto di Natale è un momento veramente importante, è il punto di arrivo di un percorso che è iniziato a settembre con tante prove, tanti impegni, tanti sacrifici, quindi per i musicanti è un momento veramente importante perché questa sera possono dimostrare, diciamo, possono esibirsi dimostrando a tutti la loro bravura con dei pezzi, con dei brani che, diciamo, sono un po' diversi da quelli che vengono generalmente esibiti e suonati dalla banda. Io dico sempre tutti gli anni che molti di voi stasera rimarranno stupiti e meravigliati perché ascolterete la banda in una veste diversa. Questa sera è un vero e proprio complesso orchestrale con i cantanti. Anche questa sera avremo i tenori e le soprano che ci accompagneranno con dei brani molto belli e famosi, quindi sarà per molti di voi una bella sorpresa. Ringrazio la dirigente, la dottoressa De Siena per averci consentito, no, di avere anche questa sera i bambini. Da quest'anno abbiamo deciso di alternare con le scuole, faremo un anno la scuola di San Vito, un anno la scuola di Beniamino Gigli. Io direi di fare sempre un grande applauso a questi bambini. Noi ne abbiamo in banda ben 8, quindi è per noi veramente una cosa importante, un ricambio, è vedere il futuro della banda grazie a loro. Consentitemi un'ultima cosa. Questa sera sono rappresentate qui all'interno di questo teatro le 4 associazioni, diciamo così, gigliani o musicali di Recanati. Abbiamo infatti qui in sala il presidente dell'associazione Villa Incanto, il maestro Serenelli, abbiamo il direttore, credo, della scuola civica Gigli, Ermanno Beccaceci, abbiamo Pierluca Trucchia che è il presidente dell'associazione Gigli che stasera canterà tra l'altro con noi, e c'è la banda. Quindi, diciamo, una serata veramente dedicata a Gigli, dedicata alla musica, che ancora una volta dimostra come riesce la musica ad avvicinare anche associazioni e realtà diverse che altrimenti in altre occasioni non sarebbe facile avvicinare. Grazie ancora a tutti, buon Natale, auguri e buon ascolto con la banda Gigli. Grazie.
Morirò si piatti morà, tormenta.